Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89 in un nuovo appuntamento di MotoGP 2013 nella Moto2. Allora, immediatamente nell'armadio, perché ho visto, come sempre, tutti i vostri commenti e nei dati personali, se non dico cavolate, mi avete detto, no, non è qui, scusate, nell'aspetto che dovrebbe essere libero il numero 89. Vediamo se ci avete ragione. No, non ci avevate ragione. Niente, non c'è libero il numero 89, ragazzi. Quindi rimaniamo con il 98. Ci ho provato. Un'altra cosa che mi è stata suggerita, e visto che un commento in particolare mi ha fatto morire dalle risate, intanto andiamo ad Austin, mi ha detto: beh Ciccio, sei appena entrato in Moto2, che aspettavi che ti davano un razzo? C'hai ragione. La nostra moto non è molto performante, diciamo che è più una mezza scatoletta, mettiamo così. Quindi direi di abbassare un pochino il livello di difficoltà, almeno per riuscire a gareggiare un pochino meglio. Così almeno vediamo anche, ci impariamo ad utilizzare questa moto, che è veramente veramente difficile. E magari aspettiamo qualche proposta interessante per iniziare. Quindi iniziamo subito la gara con i nuovi setting da voi suggeritomi. Perfetto, siamo in Americans. Quindi siamo tutti un po' americani qui. Allora, scendiamo intanto in pista, facciamoci il giro di qualifica e vediamo come ci qualifichiamo. Comunque il rumore di questa moto è fantastico, è di una bellezza illimitata. Devo capire un sacco di cose, devo capire come frenare, quando staccare. Dobbiamo capire veramente un bel po' di cosine, quindi vai a cannone. Questo è un bel tracciato, per esempio, eh. Mamma mia, chi se lo ricorda? Io freno perché... Oh! Con calma, signori, con calma. Mi avete detto di cercare di fare le curve un po' più morbide. Io ci provo, ma non è così facile come sembra, eh. Tacci vostri. Vai così. Oh, io non lo so se sto guidando bene, se sto facendo una schifezza. Vai col posteriore. Rosso ipoteticamente dovrebbe essere un giro perfetto, da quello che mi avete detto, perché l'ho visti i vostri commenti. Il rosso dovremmo stare andare tipo benissimo, qualcosa del genere. Quindi andiamo, vai. Che ci abbiamo il rosso, quindi ci qualifichiamo anche bene se è per quello. Mamma mia, quanta bella sta moto. Guardate che ruote grandi che c'hanno. Frena. Vai così. Che brutta curva. Mamma mia, che brutta curva che abbiamo fatto. Vai, il rettilineo. Mamma mia, quanto rettilineo qua. Oh, un altro rosso, intertempo. Allora, se ho capito bene, dovremmo stiamo facendo tipo record della pista, qualcosa del genere. Frena. Vai così. Questa non mi piace comunque come la sto guidando, eh. Sto veramente facendo un po' di cacchina. Vai. Vabbè che sicuramente la differenza da Moto 3 a Moto 2 è veramente netta, quindi sicuramente le curve saranno molto più lente. Secondo me saranno molto più lente. Ora vediamo, eh. Vediamo se ci ho capito qualcosa o se non ci ho capito niente. Questa la stiamo facendo abbastanza bene, questa l'abbiamo fatta perfetta. Quindi vai là. Ok, ci manca un'ultima curva. Vediamo come ci siamo qualificati, eh. Sono molto curioso. Vai così. No, non ho visto quanto era il tempo record su questa mappa, su questa pista. Va bene, così ci dice. Vediamo un po', aspetta. Linea del traguardo, ok, niente. Ok, torna al box. Torniamo in box e vediamo un po' come siamo andati. Quindi, info sessione. Scorri tempo. Vediamo un po'. Eh no, per niente proprio. Dove stiamo? Siamo dodicesimi. Vabbè, io direi che per il momento dodicesimi ci può abbastare. Vediamo, ma non credo che siamo dodicesimi. Vabbè, tredicesimi, ci sta. Saltiamo gara, facciamo sì. Si chiude qui questa sessione. Ok, un'altra cosa che mi avete detto, importante, che non mi ero accorto, che in realtà adesso le moto in gara non sono 20, ma bensì sono 27. 27 rivali. Tutti morti.
Beh no, non è vero, sembra che so cattivo, ma non è così. Cioè, nel senso, sembra che ci abbiamo una moto performante, ma non è così. Io non vedo ora che ci arrivano qualche altra offertina, qualche altra cosetta. Ok, oggi dovremmo partire 13esimi, mi sembrerebbe non male. Un caloroso saluto dagli... Ma sì, sì, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Vai, scendiamo in pista, pronti per fare il miracolo, signori. Ok, siamo pronti sulla linea di partenza. Siamo 16esimi. Il nostro intertempo è peggiorato un pochino. La partenza non mi è sembrata bruttissima. Ci abbiamo West, Zargo, ce l'abbiamo tutti davanti. Ce l'abbiamo tutti davanti e tutti dietro tutti gli altri. Freniamo, 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 Oddio, incidenti ovunque! Incidenti ovunque, signori! Tutti che si accappottano! Tutti che si accappottano! Mio Dio! Con calma, vai! Vi ricordo che abbiamo messo difficile, quindi ipoteticamente ce la dovremmo fare. Ce la dovremmo fare. Olle! Ma che stava a fare la ballerina? Stavo facendo la ballerina! Che bello! Vai così. Comunque sono molto più difficili, c'è poco da fare, eh. È più difficile guidare queste moto. Ma vaffanculo, va, ma dai, ma come casco? Ma come sono cascato? Ma appena si toccano ste moto cascano. Porco Dio, ma neanche a dire che stiamo andando sulle biciclette. Dai, su. Mamma mia, è difficilissimo guidarle, signori. Ma la moto 2 è difficilissima da guidare. Ma poi secondo me è sta moto. Secondo me è sta moto qua. Dobbiamo cambiare. Oh 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 oh! Ammazza che spintone che mi ha dato! Andate a fanculo tutti indietro, va! Che ci abbiamo? Salmone! No, non ci abbiamo salmone! Ecco salmone che. Salmone! Salmone che ci raggiunge e ci supera! Mortacci suate salmone! Vediamo lui quando frena. Io frenerei da subito. Vai così. Olle! Olle! Incidente! Gente che si ammazza ovunque! Vai così. Porta, 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 porta sta curva, porta la porta, la porta. Vai così, entriamo stretti e superiamo il bastardo. Siamo sesti, non mi sembra male. Comunque pure a difficile ce la fanno sudare, eh. Anche a difficile ce la fanno sudare, eh. Mamma mia, signori. Oh mio Dio! Mio Dio, vai così. Togliti. Pezzo de fango. Vai così! Argentin! Ma chi è? Chi è Argentin? Oh oh! Redding! Redding! Portacci tu a Redding! Vieni qua, Redding! Redding, dove vai? Oh mio Dio, ma stiamo ancora al secondo giro! Stiamo ancora al secondo giro! Comunque siamo secondi! Comunque siamo secondi! Ci sta! Ci sta, ci sta, ci sta! Frena, piano, 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 piano! Che facciamo il botto! Andiamo piano, Redding! Redding, non so che soprannome dargli a Redding. Mio Dio, andiamo avanti così. Superato Redding, superato Redding. Oh mio Dio. Ok, ci hanno dato l'avviso, stiamo attenti. Ci hanno dato un avviso, stiamo attenti, siamo primi. Siamo primi. Vai così, che a difficile li spacchiamo però, eh. Però sono comunque abbastanza sudate, pure a difficile. Ora dobbiamo cercare di fare noi la gara. E infatti stiamo cercando. La moto che si appenna. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Frena, frena. Oddio, oddio. Vai così. Ma questi ci recuperano. Ci abbiamo Redding. Redding, bastardissimo. Un po' mi manca Salam, sono sincero. C'è sudato. Mamma mia, ragazzi, non potete capire quanto sto sudando. Oh, Redding. Ma mortacci rete, ma. Scoppia. Freniamo. Freniamo. Vai piano. Oh, ma hanno sorpassato. Ma hanno sorpassato. Redding. Portacci di te. Vai così. Vai così, che questa la teniamo. Questa la teniamo, vai. Nuovamente tutto in discussione. Tutto in discussione. Vai. Oh, Argentur. Argentur, dove vai? Argentur. Angeret. Che fa le puzzette. Rendering. Vattene via. Vai così. Vai così. Teniamo questa. Teniamola questa curva. L'abbiamo tenuta. L'abbiamo tenuta. Ci abbiamo comunque un avviso. Ricordiamo. Oh, 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 bastardo. Bastardo. Ma come ti permetti? Comunque adesso le gare sono molto più vive, signori, eh. Le gare sono molto più vive così. Oh, 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 oh.
mamma mia, stavamo per fare un botto, stavamo per schiantarci. Secondo giro, signori, arriviamo al terzo. Mio Dio, con calma, freniamo, non si sa mai, frena, con calma, andiamo così, signori, pollicione in su per questa fantastica gara, pollicione in su, ricordatevelo, vai così, oh mio Dio, con calma, attenzione che ci abbiamo l'avviso, attenzione, vai, ok, frena, oh mamma mia, sto cercando di spingere il più possibile, vai così, oh li stiamo, comunque ce l'abbiamo dietro, c'è poco da fare, stavo dicendo l'abbiamo sorclassati, ma ce l'abbiamo tutti dietro, signori, il più piccolo errore ce lo piazzano da dietro, e noi non va bene così, vai così, vabbè, praticamente noi ci siamo fermati dentro sta curva, va, andate indietro, mamma mia, sto sudando tantissimo, vediamo sudato, che è il rettilineo, attenzione, la moto non va, però li fermo tutti, non... oh, figlia puttana, con calma, dai, porca miseria, non all'ultime curve, di nuovo all'ultime curve, tutto un'altra volta acceso, vai così, tienila, cordolo, tieni, ok, dai, ma manca poco, vai, dobbiamo tenerlo, grandi emozioni, fino alla fine, qui la meta, che si alza sul tavolo, incredibile, mancano pochissime curve, potrebbe succedere di tutto nuovamente, oh mio Dio, rimango senza voce ogni volta, ma com'è possibile, l'ultima curva, vai, impenno, non ce la fa, non impenna, ci provo, ma non impenna, fa niente, andiamo primi, signori, che gara, una gara molto emozionante, qui alla Mergons, qualche cosa. Tra poco la regia ci porterà al parco chiuso per assistere ai festeggiamenti. E andiamo così. Podio, ma prima, oh, c'è Scottex! Scottex Ridding! Scottex! Lo chiameremo Scottex Ridding! Però ce lo dobbiamo ricordare. Scottex! C'è Scottex che è primo. Maledizione! Nella. Mamma mia, botti, guarda qua! Perfetto. Professionista, signori, obiettivo sbloccato! Mamma mia, quanto sto sudando! Vai là, butta giù. Io devo vedere comunque se abbiamo già la possibilità di cambiare moto. Senza perché... dubbio, per lui è stata una gran giornata. Grazie. Oltre al prestigio, grazie, della vittoria, questo piazzamento, grazie, disfrutta ovviamente anche 25 punti importantissimi. Grazie cari, siete gentilissimi. Dai, andiamo su, che ci abbiamo, da vedere se ci abbiamo qualche bella proposta. Ci abbiamo qualche bella proposta nei box. Vediamo se ci abbiamo qualche proposta, su. Mamma mia, ragazzi, sto sudando tantissimo, ma non avete proprio idea, cioè proprio mucho calor mucho. Allora, interesse team. Vediamo un po'. Questa no, fa schifo. Questa fa schifo. Questa già. Non è male, eh? Allora, ragazzi, mi fate sapere? Batti uno dei loro equilati per attirare la loro attenzione. Beh, questa non mi sembrerebbe male rispetto alla nostra. Non mi sembrerebbe tanto male. Anche se noi ci abbiamo come avversario. Ma no, ma che abbiamo messo questo? Ma siamo scemi? Ma chi se ne frega? No, io voglio prendermi tipo questa qua. No, non va bene. Quindi dobbiamo battere Thomas Lutley. Mettiamo Lutley, vai. Quindi stiamo sfidando lui e vediamo un po'. Ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Avete consigli? Datemeli. Pollice in su, commentate, condividete. Al mio prossimo appuntamento. Ciao. Sono Ciccio Gamer. Se il video ti è piaciuto, lascia il pollicione. Se no sei un cornuto. E se non lo lasci, stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro. Oh yeah!